è stato fatto un comunicato dell'ufficio stampa della Camera dei Deputati che ha dato delle cifre rispetto a quanto pubblicato anche sul sito della Camera dei Deputati, ma io affermo qui, e spero che finalmente sia possibile capire chi dice cosa, se è vero o meno, che il compenso del segretario generale legittimo stabilito, ma non è quello complessivo pubblicato sul sito della Camera dei Deputati. Sì, non mi sembra giusto mettere la discussione in questi termini quando una persona interessata è qui presente e non può intervenire. Allora, andiamo avanti. Allora, il deputato Caparini intende parlare, prego. Sì, prima di tutto, Presidente, mi scusi, ma lei si permette di interloquire con i deputati mentre intervengono togliendo la parola e ridandola, su interventi assolutamente normali. Dopodiché, anche io sottolineo il fatto che ad oggi nessuno in questo Paese ha contezza di quale sia lo stipendio del segretario generale. Sono state dette delle cose assolutamente vere. Sul sito della Camera è stampato il compenso base e poi c'è il meccanismo di calcolo che ognuno può fare, ma che la cifra che percepisce il segretario generale non è specificata. Quindi, se lei magari ci vuole rendere contezza della cifra, farà una operazione di verità. Allora, intanto noi stiamo parlando di un ordine del giorno che parla della durata in carica, è chiaro, no? Dunque, quindi dovremmo attenerci a questo ordine del giorno. Allora, io ho dato già le spiegazioni che sono in mio possesso, altro non posso fare. E dunque, adesso vorrei andare avanti sulla votazione. C'era l'onorevole Adornato che aveva alzato la mano.